ancora, ma dondola il picchiato alle nuvole della futura e discende favole sonda. Petto di invidia e porti si generano, fermate quest'anno, l'angostura nella gola, streme sentimenti del prometero, che stracorale s'accende, vera idea del mondo, immagine sua riflessa, fantasma isolato di essa. Thank you.
sconverso si alza di noi, quando morte conta loro creare. Altri moduli sicuramente da Artaud, dal teatro della violenza, dal teatro
della provocazione e altri moduli indicava uno studio approfondito di fenomeni esoterici quali quelli legati alla figura satanica. La figura, la parola Satana suscita sempre delle perplessità e dei giudizi di valore sicuramente alterni e inquieta parecchio, sebbene personalmente mi inquieta di più nel disco del Satana, essendo monoteista convinto. Però in questo testo, come scrivo nella mia lettera di copertina, il principio a cui Martingillo si ispira non è messo su una cattedra o su un trono quasi a additarlo come regnante del cosmo, è messo lì come una sorta di principio da indagare. Il bersaglio di Martingillo fondamentalmente è Dio, ma è un bersaglio sbagliato. Martingillo avrebbe dovuto prendersela con il clericalismo, avrebbe dovuto sicuramente prendersela con l'Ecclesia, avrebbe dovuto prendersela con la Chiesa, avrebbe dovuto prendersela con una gestione, ma è comune talvolta e sempre di più nella mia attività di antropologo e di teologo, me ne rendo conto, è sempre più comune accomunare, scusate il gioco di parole dal destro, dire la Chiesa, come se in qualche modo l'ammonimento di uno dei più grandi teologi tedeschi, Franz Rosenzweig, fosse caduto dal vuoto e Dio ha creato l'uomo, non ha creato la religione. La religione è sicuramente una forma che talvolta sembra essere quasi contro Dio, quale nei secoli quale testa brillante avrebbe voluto inventarsi le crociate attribuendo a Dio, quale testa avrebbe voluto inventarsi Dio lo vuole facendosi esaltare con dell'esplosivo dentro un camion, dentro un autobus uccidendo dei bambini, quale testa avrebbe voluto considerare Dio come padre delle scimmie umane o padre della mala sorte. Ma vale sempre un movimento della teologia cristiana: se Dio c'è, da dove deriva il male? Se Dio non c'è, da dove deriverebbe il bene? Potremmo anche dire in latino, ma ciò aggiungerebbe soltanto un po' di brodo a questa chiacchiera che stiamo facendo. Quello che mi interessa identificare in questo testo è il coraggio con cui un autore, Saldino Martingillo, mette a tema alcune forze originarie che stanno nella parola e nel verso, perché non dimentichiamo che il libro di poesia stiamo parlando non certamente di un trattato né di satanismo né un trattato.